Ciao a tutti. Noi siamo studenti dell'Italiano 203. In questo video vogliamo discutere la vita e il lavoro di Carlo Dolci. L'obiettivo del film è quello di capire il significato dell'arte di Dolci. Prima visitate la mostra The Medici's Painter, Carlo Dolci and the 17th Century Florence, al Museo Nasher. Prima di guardare il video, guardate questo articolo breve. Il collegamento per l'articolo è nella descrizione. Anche nella descrizione è un glossario di parole difficili. Dolci è stato un pittore del XVII secolo di Firenze. Ha dipinto durante la Controriforma, quindi i suoi dipinti erano in allineamento con la Chiesa Cattolica. Si è concentrato sulla tecnica barocca e sulle immagini dipinte che erano composizioni estremamente drammatiche. Per esempio, la sua rappresentazione plastica dei corpi e l'uso del chiaroscuro. Il quadro si intitola David con la testa di Golia. Dolci ha iniziato a dipingere questo quadro nel 1680. Questo quadro è stato commissionato nel 1670 e il committente era il marchese Pier Francesco Rinuccini. Questo quadro è un ritratto ma con gli elementi barocchi. È un quadro di grandi dimensioni. David con la testa di Golia raffigura un momento della storia nel Vecchio Testamento quando Giovanni David, che sarà re degli Israeliti, uccide il gigante filisteo Golia. La scena si svolge all'esterno, al centro della scena. C'è David con indosso un mantello rosso, ha vestiti umili. Al primo piano ci sono i protagonisti, sullo sfondo si vedono le montagne. Lui è in piedi, il suo sguardo è intenso perché nelle sue mani tiene la testa di Golia. In generale, la struttura compositiva è centrale, i colori principali sono caliti, i contorni delle figure sono visibili e dettagliati, la luce viene da dietro e l'immagine è molto realistica perché è una storia biblica. La storia di David e Golia ha una grande storia con grande sentimento. È una storia nella fede cristianesimo per rappresentare la forza e la capacità di Dio. È un messaggio che con la fede nella volontà e nel potere di Dio puoi fare tutto a causa di Dio. Non importa quanto piccola si possa superare ostacoli giganti. Grazie per aver guardato questo video. Speriamo che adesso sappiate qualcosa in più su Carlo Dolci. Se avete domande, venite a parlare con noi.